Buongiorno e ben ritrovati la Social TV, il salotto della libreria Bocca. Iniziato il 14 di settembre, una manifestazione patrocinata dal Comune di Milano. Ricordo che l'archivio della Social TV, con oltre 640 incontri, le 2200 persone raggiunte, è disponibile sulla pagina YouTube Libreria Bocca 1775. Il salotto è in continuo divenire e crescere. Tant'è che abbiamo avuto un ospite straordinario che è Gianni Maimeri, che insieme a Luigi Serafini hanno presentato il libro Il colore perfetto. E ovviamente in una libreria d'arte come la Libreria Bocca non poteva non nascere questa nuova rubrica dedicata al colore, Il colore perfetto, curato da Gianni Maimeri. Ciao Gianni, ben ritrovato. Ciao, buongiorno a tutte e a tutti. A inizio primavera, cambio di colori, cambio di stagione, ma mi sembra che tu perseveri. A te è cominciato ormai da quanto tempo questa Allora, io ho attività? iniziato il 14 di settembre, quindi ormai sono quasi 4 mesi, ho incontrato un po' di persone, il colore è molto importante, soprattutto nella vita quotidiana, e tu che sei un grande esperto non potevi non curare questa rubrica per la Libreria Bocca. Tra l'altro ho visto che attraverso, ovviamente, ricordiamo il libro Il colore perfetto, edito dal Saggiatore, che abbiamo già presentato nella Social TV e di cui appunto Luigi Serafini è l'artefice della prefazione, tu praticamente ci porterai degli ospiti straordinari, come l'ospite di oggi. Sì, diciamo che ho approcciato questo progetto di questo libro in modo, diciamo, con una vena di modestia, perché ho pensato che avrei avuto il bisogno e la necessità di mutuare le esperienze che avevo avuto incontrando persone con grande talento, con grande conoscenza, con grande esperienza. E tra queste fu uno dei primi incontri. Incontrai Chiara Rostagno quando era al Cenacolo e avevo già incontrato in precedenza. È stata un'esperienza fortissima l'incontro con Chiara e la visione dell'opera leonardesca insieme a lei. E ho pensato che potesse essere un contributo determinante nel complesso del percorso che ho intrapreso realizzando questo video. Per cui, con piacere, come successe quando iniziai a lavorare sul libro, e incontrai Chiara, ho il piacere, è la prima ospite di questa rassegna che sto seguendo. Chiara, adesso innanzitutto raccontaci un attimo. Tu adesso non sei più al Cenacolo, hai fatto un cambiamento di percorso. Raccontaci un pochino questo intanto. Tanto Chiara, benvenuta, buongiorno e grazie della partecipazione nella Social TV della Libreria Bocca. Tra l'altro, se vuoi, Chiara, ti presento un attimino per dare un accenno del personaggio che sei, direttrice, lavori nel MIBAC, nella Direzione Generale Musei, Pole Museale della Lombardia. Poi, come giustamente diceva Gianni, dal 2010 al 2015 hai coperto la figura di architetto di soprintendenza. Ricordo che a ottobre dell'anno scorso è stata ospite anche l'Antonella Ranaldi, che tu sicuramente conoscerai molto bene. Dal 95 è iniziato ovviamente la pubblicazione di determinati testi tecnici, scientifici, la partecipazione a convegni, e a partire dal 2015 ti sei insediato quale direttore del Museo Nazionale del Cenacolo Vinciano. E anche in questo ambito abbiamo avuto gli ospiti Marani e la Maria Teresa Fiorio, che saranno sicuramente tuoi conoscenti e amici e miei clienti da quel dì. Quindi è veramente un piacere averti, grazie a Gianni, ospite oggi. Vi lascio in piacevole conversazione. Beh, grazie
Grazie per Gianni per avermi voluta qua oggi. Come dicevi Gianni, noi ci siamo trovati con Leonardo, da Leonardo. E ricordo una serie di giornate straordinarie passate proprio anche in refettorio nello studio dell'opera e delle sue caratteristiche infinite. Come dicevi, ormai dall'inizio del 2019 ho preso una scelta nella mia vita. Diciamo che giro il mondo con Leonardo e la bellezza, e penso che per me sia un'occasione straordinaria quella di avere l'esperienza tangibile di come il nostro patrimonio possa essere un terreno profondo di condivisione e confronto tra culture. Questo incontro di oggi per me avviene un po' in un frattempo indiano. Sto seguendo la Biennale del Biara, che è una biennale importantissima per i curatori, gli esperti dei musei al mondo, ma soprattutto nel mondo indiano, e ci stiamo confrontando sui grandi temi e le grandi sfide che il mondo della cultura sta affrontando in questa stagione. Ovviamente in questo momento, con la grande difficoltà che il settore della cultura sta incontrando, perché è espressione delle difficoltà del singolo, delle persone, per via di questa stagione pandemica, che proprio ci sta portando a interrogarci su come trovare il modo di dare fiducia, speranza, futuro attraverso il nostro patrimonio. E il grande tema sul quale il colore di Leonardo è un grandissimo messaggero è il tema che, se vogliamo, è ancora più impegnativo per noi oggi e per le generazioni future, quella della difesa del patrimonio culturale dai grandi cambiamenti sistemici e climatici, quindi dal grande rischio a cui è sottoposto. E su questo devo dire, Leonardo è un grande compagno di viaggio, e il terreno della cultura italiana è sempre fertile nel confronto con gli altri. Senti, volevo dire, noi abbiamo, nell'ambito del libro, abbiamo parlato di diversi aspetti, e rimando alla lettura del libro perché ha curiosità di questi aspetti che non anticipiamo. Però volevo farti una domanda: secondo te qual è il colore di Leonardo? È una domanda che capisco possa sembrare banale o forse troppo complessa, ma esiste, soprattutto avendo tu parlato in modo, diciamo, confidenziale, detto mio compagno di viaggio, proprio cosa puoi immaginare potesse essere il suo colore, cioè il colore a cui lui poteva essere, quella classica banale domanda, qual è, che colore preferisci, qual è il colore che lui, a prescindere da quello che poi magari ha prevalentemente utilizzato. Noi abbiamo parlato a lungo delle montagne, ci sono fior di ricerche, di studi, per essere proprio sull'emozionale, secondo te qual è il colore, il suo? Allora, Gianni, tu sai che insieme abbiamo percorso questa topografia infinita dei colori di Leonardo, una topografia in cui lui amava far smarrire l'occhio dell'osservatore, farlo perdere, se vogliamo, in un rapporto contingente, portarlo nell'idealità, nel non visto, nel movimento, nella vita dei soggetti rappresentati. Di sicuro uno dei colori che hanno questa capacità forte di narrazione, parlo dell'opera con la quale ho convissuto a lungo, è certamente la gamma dei blu e degli azzurri, perché in quel caso egli proprio lavora con diverse tipologie di materiale per arrivare a delle rese cromatiche che fossero sempre nei toni del blu, dell'azzurro, fossero in grado anche di essere loro stesse delle narrazioni. Abbiamo ad esempio guardato insieme, oggi idealmente possiamo ripercorrere i nostri passi su quella grammatica visiva
osservato Gli Azzurri Insieme, se ricordi, di Leonardo, e in particolare la gamma dei toni e proprio di questa densità materiale che lui dà al colore, pensando ad esempio alle modalità con cui realizza gli abiti di Cristo e degli Apostoli, e ad esempio di sicuro nelle due non comparabili sostanze e anche delle modalità di cangianza degli azzurri del corpo di Giuda e del corpo e del manto di Cristo, certamente gli troviamo un terreno di lettura incredibile e infinito. L'azzurro che contraddistingue il corpo di Giuda è un azzurro forte, duro, che non ha una capacità di riflettere la luce, come invece ce l'ha il manto che copre parte del corpo di Cristo, che è fatto certamente con del lapislazzulo, che era capace di luce propria, ed era proprio quell'azzurro. E quel manto che riusciva a dare, se vogliamo, una dimensione ultraterrena a una figura che è presentata drammaticamente come un uomo solo, disperato, consapevole del suo destino. E quindi certamente mi sento di dire che nelle gamme cromatiche degli azzurri, dei toni del blu di Leonardo, è possibile indugiare a lungo e io spesso conduco anche i miei giovani allievi in giro per il mondo perché è veramente, come ti dicevo, una topografia infinita di espressioni, di possibilità di lettura e veramente straordinaria di espressione. Secondo te, mi riaggancio a quello che hai detto, l'uso del colore da parte di Leonardo è prevalente rispetto alla forma e alla composizione? È complementare o è su un piano diverso, nel senso che va più sul piano emozionale e meno su quello razionale rispetto alla composizione? Molto forte L'audio, si sente l'audio. perché in realtà vi è una profonda unità di significato tra segno, composizione dell'opera e tra segno, composizione e grammatica visiva dell'opera di Leonardo. Per cui di sicuro il colore e il segno, che sono due media espressivi fondamentali nell'opera dell'autore, fanno parte di un percorso espressivo comune e che poi trova una sua completezza nell'opera. È impossibile, il disegno è e ha in Leonardo una valenza fondamentale, ha la valenza di essere proprio luogo anche della spiegazione del fenomeno scientifico, dell'indagine, e quindi è per lui un campo di applicazione fondamentale. Vi è anche da dire che l'uso del colore costituisce l'altro ambito espressivo fondamentale per dare vita, movimento, espressione, per arrivare a quella compiutezza del segno espressivo nell'arte che lui trova e se vogliamo, che ha cambiato l'intera storia dell'arte mondiale con pochissime opere. Ed è proprio questa densità, questo equilibrio perfetto tra segno grafico, grammatica visiva e colore. Quindi giungono a una sintesi e ad una integrazione profonda e magnifica. Senti, invece tu hai convissuto con quest'opera, questo è un privilegio di pochissimi, come ti ha condizionato nella vita comune, nella Beh, sai, tua.
Io mi ricordo una magnifica circostanza di dialogo che tu mi hai dato con Gigo Dorfles, e quando eravamo con te anche a discutere di arte, di bellezza, e io ho parlato del mio lavoro, Gigo mi ha detto che immaginava la vertigine della mia vita e non sapeva come potessi essere così lieve con una responsabilità del genere. Mi ha segnato moltissimo, sia questa riflessione che feci con lui, grazie a te, e sia proprio quella esperienza, un privilegio, ma anche una vertigine, infinita. Non penso di aver avuto quiete per 3 anni. Tu sai che ho seguito anche i lavori di restauro ambientale in quel momento e non c'è stato un istante in cui, anche quando ero lontana dal museo, la mia testa non fosse lì. E quindi è stata una delle esperienze più intense e forti che mi siano potute mai accadere nella mia esperienza lavorativa. E mi ha dato anche, se vogliamo, il là per quella che è la mia vita adesso, nel senso di cercare di rendere il più possibile tangibile e condivisibile quella vertigine, quell'impegno, che può essere un impegno comune di tutti, di salvare quell'opera straordinaria che abbiamo ricevuto da 500 anni di vite spese comunque per la sua salvaguardia. E quindi di sicuro mi ha condizionato e mi lascerà un segno indelebile per sempre. Però ho avvertito forte la necessità, e tu conosci le ragioni profonde della mia scelta, che proprio grazie a quel privilegio fosse per me necessario cercare di condividere, di rendere il più possibile tangibile quell'opera, quel significato, la storia della sua conservazione, il suo monito che può lanciare al mondo, all'estero, soprattutto ai giovani. Faccio outing. Io mi sono sentito spesso un pochino inadeguato, un pochino ignorante, perché subivo un fascino incredibile dopo aver avuto l'opportunità con te di vedere quello che è dietro, cioè la parte che non è esposta, il muro in cui c'è il muro dell'opera ha un retro, e quel retro lì mi aveva sempre colpito. E temevo il fatto, appunto, di avere questa sensazione, questa emozione qui, mi faceva sentire un pochino ignorante, perché l'opera è dall'altra parte, ma stando dalla parte di qui, mi avevano colpito due cose. Una era la tecnologia incredibile, su cui mi piacerebbe che dicessi qualcosa, proprio per garantire quello che hai appena detto, che è il consegnare alle future generazioni quello che abbiamo ricevuto. E l'altro è un aspetto più psicologico, che è il fatto di sapere che tu sei davanti a un muro, però sai che su quell'altro lato del muro c'è l'ultima cena, c'è il cenacolo. È una cosa che mi ha sempre dato una sensazione di mistero. Tu avrai avuto occasione, a parte la tua esperienza specifica, di vedere la reazione di altre persone. È comune questo tipo di stupore, di reazione, oppure sono proprio io che sono estremamente ignorante e non colgo la grandezza di quello che c'è dall'altra parte, e mi affascina quello che è il backstage, diciamo. Ma Gianni, devo dire che quella parete, quella stanza, che è una vera e propria stanza delle meraviglie, ha sempre colpito tutte le persone che ne hanno fatto esperienza. Perché, come possiamo descriverla? È uno spazio tecnico nel quale è presente una struttura in tralicci e travi d'acciaio,
che contiene centinaia di sensori che seguono il respiro della parete, i suoi movimenti, le sue relazioni e reazioni con il riscaldamento dell'atmosfera, con le vibrazioni del terreno, e proprio è un grande palinsesto, perché ci sono ancora i fili a piombo messi nell'Ottocento. È una grande stratificazione ed è una grande storia, bellissima, che emoziona e che fa esattamente quello che ha fatto con te, Gianni. Cioè, ci fa sentire, da un lato, emozionati e anche riconoscenti rispetto alle persone che hanno speso il loro tempo, le loro intelligenze. A tutelare quell'opera e hanno dato tutto perché questo fosse possibile. E lì dietro c'è il grande segreto della cena, la grande storia che è bella raccontare, 5 secoli di cura, di attenzione, ora estremamente tecnologica, con accelerometri dell'ultima generazione, con una serie di sensori che veramente ci rendono da un lato sereni rispetto alla possibilità di prendersi cura di un'opera straordinaria, ma dall'altra ci fanno emozionare, nel senso positivo ed intelligente del termine, no? Come di quella intelligenza dell'emozione rispetto a ciò che di positivo quotidianamente è possibile fare per la salvezza di un'opera straordinaria. Il dietro le scene spesso dell'arte, adesso cominciamo a raccontarlo, adesso anche in questa fase in cui i musei sono chiusi abbiamo imparato a divulgarlo, a portare le persone con noi in quella fatica, e perché anche quello è un grande patrimonio e le persone proprio vivono di questo sentimento profondo di affetto nei confronti del nostro patrimonio, e dall'amore per il patrimonio nasce la propensione alla cura. Questo è uno degli aspetti fondamentali nella conservazione e anche del valore dei beni culturali di essere un terreno per la società del futuro. Quella stanza era la stanza della speranza, della cura, dell'attenzione, delle intelligenze spese per la salvaguardia di un'opera straordinaria, ed è quello che anche rende ancora più ricco il confronto con quell'opera. È la storia di tutte le persone che durante i secoli si sono avvicendate per garantirci poi di essere di fronte a quel patrimonio. Leggevo proprio in questo esilio in cui tutti noi viviamo, e devo dire che persone come me hanno anche il privilegio poi di perdersi spesso nelle idee e nelle loro riflessioni, rileggevo le disposizioni che furono seguite durante la Prima Guerra Mondiale, e ad esempio, Gianni, lì anche nei momenti di maggiore pericolosità c'erano delle persone che non hanno mai lasciato quell'opera da sola, era stata protetta con degli impalcati, con dei sacchi di sabbia, con dei sacchi contenenti delle alghe per la loro grande capacità ignifuga, e però c'erano delle persone, e io me le immagino queste persone, perché avevano dei secchi d'acqua, tu pensa, 50 secchi d'acqua, sacchi, e 2 persone. Io mi immagino la grande emozione, la paura di essere lì, ma anche il grande senso di responsabilità. Erano lì per difendere quel patrimonio. E sono storie bellissime, silenziose, che è un'emozione vivere, un'emozione ereditare, come un privilegio, come hai detto tu, ho ereditato come direttore e poi ho consegnato a chi è venuto dopo di me.
sono storie bellissime, come la storia dell'emozione di Fernanda Wiggins e di coloro che il giorno dopo la liberazione del nostro paese, subito il 26 di aprile, decisero di entrare in un convento che era stato violentemente bombardato nell'agosto del 1943, ebbero l'emozione di scostare i sacchi e poi di scrivere questo fonogramma che io ogni volta che avevo l'emozione di tenerlo nelle mani in archivio mi commuovevo, perché c'era scritto in sintesi: è salva, l'opera è salva, possiamo ricostruire, possiamo restaurare. Che sono emozioni molto belle, no? E che ritornano vive, giustamente come dicevi tu Gianni, quando entri in quella stanza. Le trovi lì e ti stupiscono. Senti, Giorgio, hai qualche domanda, approfittare della... ci si perde in quello che Chiara racconta. È veramente un mondo magico, un mondo fantastico. Allora Chiara, una domanda un po' sui generis per te, ma tu hai un punto di osservazione privilegiato rispetto a molti di noi, e allora questa scelta mondiale di chiudere questi luoghi di cultura che sono i musei, tra l'altro mettendoli in secondo piano, che voglio dire, non dovrebbero, nella cultura non dovrebbe avere piani rispetto alle scuole. Allora in classe 25 studenti con mascherine e docente va bene, nel museo dove non puoi toccare nulla, neanche una alla volta in 400 metri quadrati di sale che molti hanno a disposizione. Che opinione ti sei fatta? Ma a livello mondiale, non è ovviamente una questione italiana. Allora, ti ringrazio per questa domanda perché per noi è veramente cruciale. In questa stagione recente abbiamo assistito veramente a quella che Martha Nofman chiama la monarchia della paura. Le monarchie della paura si costruiscono sulla diffidenza, la paura dell'altro, la paura del contatto, la paura di essere insieme, la paura di ciò che è diverso. E rispetto a queste monarchie della paura, la cultura, i beni culturali possono fare molto, perché sono invece il luogo in cui lasciare il campo all'emozione positiva e farsi condurre in un percorso di crescita comune ed è fondamentale. Certo, in questo periodo abbiamo vissuto tutti la deprivazione della libertà, la deprivazione della bellezza e di tutte quelle forme di relazione alle quali eravamo abituati col patrimonio culturale. Io penso che la stagione che attende noi tutti sia una stagione di grandissima importanza e è inutile secondo me pensare che tutto sarà come prima. Non sarà nulla come prima e i grandi momenti della storia, la storia dell'arte, la storia della cultura nascono proprio dalla drammaticità di queste consapevolezze. Dopo i grandi momenti duri della storia, l'arte ha sempre potuto e saputo fare quello che deve dare, dare fiducia nel futuro. Noi conserviamo non per crogiolarci nel passato, ma perché la confidenza con la bellezza, la confidenza con l'arte, la confidenza anche con la propria sofferenza, le proprie rabbie, occorre che siano, come dire, condotte verso un'espressione positiva e condivisa alla quale l'arte, la cultura può dare una grammatica incredibile, una grammatica positiva. Io credo che questa sarà la nostra grande sfida comune nel mondo, sarà quella di riavvicinare al bello, riavvicinare alla gioia di condividere uno spettacolo teatrale, la settima arte, il cinema, però in un momento di condivisione. E questo, lavorare nella direzione di rompere le diffidenze ulteriori e aprire
a una prossemica che sarà necessariamente diversa, che cambierà il nostro modo di relazione con l'arte, con i luoghi della cultura, ma in una sfida che dobbiamo accettare e condurre assieme, per non cadere veramente nelle monarchie della paura, nelle diffidenze, nella lontananza. Gli ambienti culturali hanno vissuto il silenzio, hanno vissuto la solitudine, hanno vissuto, se vogliamo, anche un po' un abbandono necessario, un grande sacrificio dal quale dobbiamo lentamente riprenderci, ripeto, con il rispetto. Io credo che, insomma, penso ad esempio all'incendio di Notre Dame, no? Che è un'immagine, una metafora per me molto forte, sulla quale sono tornata molto in questi mesi, no? Di come quella paura, la paura di perdere un patrimonio che apparteneva allo skyline del quotidiano e al quale molti magari non guardavano più con affetto, e in quel momento, quando la comunità si è ritrovata nella piazza cantando, pregando, guardando quel monumento che stava bruciando, ecco, c'è un passaggio fondamentale da aiutare, quello dalla paura alla volontà di impegnarsi e all'affetto, no? Questo nasce, e il Cenacolo, Gianni, lo dice chiaramente, è stata dal 1517 l'opera ha dimostrato la sua fragilità e non bisogna avere paura delle proprie fragilità, questo ci dice anche quest'opera. È possibile affrontarle, occorre affrontarle con coraggio e a volte occorre anche, ripeto, questo, perché in realtà questo è un meccanismo fondamentale su cui riflettere in questa fase della nostra storia. L'esserci in quella sala al cospetto di quell'opera così fragile è un modo per farla entrare nella propria biografia, per trarre coraggio da un'opera così straordinaria e che però è sempre stata anche così straordinaria per la sua fragilità. Fragilità. Due semplici dire... posti, noi siamo fragili, siamo anche noi fragili. Accettare le proprie fragilità per saperle affrontare, anche le proprie rabbie, è un'esperienza fondamentale. L'arte, le avanguardie ce lo hanno insegnato. Sento molto parlare. Bellissimo punto di vista, un bellissimo ragionamento, molto bello, mi piace anche lo spunto. Tra l'altro, Chiara, in riferimento alla lettura del backstage delle opere, devo segnalare molto bella, praticamente... scusate, ci sono un po' di rumori. Devo segnalare molto bella l'allestimento delle Gallerie d'Italia del Tiepolo, che dà la possibilità a un paio di opere che sono state messe su un pannello di plexiglass di leggere il retro per avere praticamente una circolarità della lettura dell'opera, che non è solo ciò che vediamo dipinto dall'artista, ma è anche tutto quello che sta nel retro della tela. E in questo devo dire molto bello. I famosi backstage sono il retro, dietro le quinte, ecco, usiamo l'italiano. Chiara, grazie mille. Grazie ovviamente al nostro padrone di casa, Gianni Maimeri, per questa rubrica. Gianni, c'era qualcos'altro che volevi chiedere alla tua ospite? No, io volevo... Ci sono dei rumori di fondo. Sì, aspetta che spengo io il microfono di Chiara. Vai. Dunque, no, Chiara ha detto una cosa importantissima e devo dire che nella posizione di presidente della Fondazione Maimeri, noi abbiamo fatto nel corso della nostra storia tantissimi progetti di tutti i generi con artisti di varia natura e in questo periodo ho la sensazione che quanto detto da Chiara sia assolutamente corrispondente al vero, ovvero la sua analisi storica sui momenti, diciamo, di fermento che sono seguito a momenti, diciamo, di compressione, perché la sensazione che ho avuto, e l'ultima volta l'ho avuta, noi avremmo dovuto iniziare la nostra, non sapevamo ancora quando, ma la nostra attività espositiva
con un progetto molto particolare che vedeva coinvolti Daniele Cima e Giovanni Gaster. Purtroppo Giovanni Gaster ci ha lasciato, è stato un lutto tremendo, ci siamo visti poco prima e la sensazione in quell'incontro che avevo avuto proprio per organizzare questo primo progetto di quelli che sarebbero poi avrebbero poi seguito, era la sensazione di una compressione, come fosse una molla compressa, cioè la voglia di fare, la voglia di riprendere o magari in modo diverso, ma di fare arte, di produrre cultura, è come se fosse stata compressa, una molla compressa che man mano si comprime di più e ogni lockdown è un'ulteriore compressione e penso che la forza che genererà questa espansione conseguente alla compressione sarà qualcosa di grandioso, per cui io voglio augurarmi che quello che ha espresso in modo perfettamente compiuto Chiara e quello che ho cercato di suggerire attraverso una mia sensazione sia quello che avviene. Per chiusura volevo chiudere con una nota, diciamo che vedere un'opera pittorica che è bidimensionale, guardandola, girandogli intorno davanti e dietro diventa un po' scultorea, cioè nel senso che quando uno è dietro può immaginare le spalle, cioè io devo dire che adesso è un altro, anche questo un po' di altri, quando vedevo da quel muro, quella stanza delle meraviglie che è il re, immaginavo la schiena della tavolata vista alle spalle, e questa è un'altra cosa che mi aveva colpito proprio a livello di fantasia. Chiara, io ti ringrazio tantissimo, parlare con te ci si perde anche guardandoti, per cui saranno tutti affascinati delle parole che hai detto, e ringrazio Giorgio, lo splendido padrone di casa, ospite, e l'appuntamento è prossimamente. Chiara, grazie mille, veramente straordinaria, bellissima chiave di lettura, legata ovviamente all'esperienza che hai, che è notevole, complimenti per il tuo lavoro, ti seguirò molto volentieri. E ovviamente grazie a Gianni, e noi ci rivedremo per un prossimo appuntamento della rubrica Il Colore Perfetto. Una buona giornata ad entrambi.